Benvenuti ad Aprire in Gioco, appuntamento mensile di informazione sui giochi di strategia e simulazione, dove ci occupiamo di guardare tutti i giochi in uscita nel prossimo mese. Anche questo mese la lista è bella lunga, quindi cominciamo subito. Cominciamo il 3 aprile con Full Metal Sergeant, un gioco che ci metterà nei panni di un sergente istruttore e ci permetterà di addestrare i nostri soldati scegliendo che tipo di addestramento utilizzare, farli competere in gare sportive e al termine dell'addestramento mandarli in missione. La missione è simulata con un sistema a turni abbastanza semplice, per quello che ho visto nella demo il gioco può diventare rapidamente ripetitivo, ma è molto ben fatto dal punto di vista della pixel art e dell'umorismo ispirato a vari film. Full Metal Sergeant è sviluppato da Carlo C., sviluppatore italiano che avevamo già conosciuto con Until the Last Plane, 70% di recensioni positive su 90 recensioni. Testi del gioco in italiano, voci in inglese, su Steam è disponibile una demo. Sempre il 3 aprile uscirà Brimfall, un gioco nel quale dovremo costruire un villaggio ed esplorare un mondo aperto compiendo avventure e cercando tesori in un ambiente fantasy, nel quale potremo imparare anche diverse magie. Sviluppato da QWERTY Studio, è il primo gioco per questo sviluppatore indipendente. E ancora il 3 aprile uscirà Dice Kingdom, un gioco strategico nel quale costruiremo la nostra colonia su un'isola e combatteremo con i vicini, tutto a suon di dadi. La grafica è molto piacevole e la meccanica di base abbastanza semplice da capire e simile a quella di molti giochi da tavolo. Un po' ripetitivo nel loop principale, ma può essere divertente in multiplayer. Si tratta del gioco d'esordio per Five Mind Studio e uscirà in Early Access. Disponibile una demo che mostra come il gioco sia già sufficientemente completo per delle partite veloci. Il 4 aprile uscirà Meteor Maker, un gioco che mette insieme l'esperienza di base building e quella del combattimento in prima persona. In questo gioco multiplayer asincrono, ogni giocatore costruisce una base per proteggere delle risorse. La base è sostanzialmente un livello labirintico con trappole e guardie NPC. Gli altri giocatori possono provare a invadere la tua base e rubare risorse. Un sistema originale molto interessante per la sua asincronicità che ci permette di vedere in replay i tentativi di assalto alla base da parte di altri giocatori. Il gioco è sviluppato da Behavior Interactive, già conosciuti per Dead by Daylight, che ha l'81% di recensioni positive su circa 500.000 di recensioni. Il gioco verrà rilasciato nella sua forma completa al prezzo di 30 euro, 40 euro per la Deluxe Edition, che contiene alcuni elementi cosmetici aggiuntivi. Il 5 aprile sarà il turno di Movie House, The Film Studio Tycoon, gioco manageriale dove gestiamo uno studio cinematografico. L'anno scorso avevo provato la demo durante la Steam Next Fest, quindi trovate nell'angolo a destra o in descrizione il link a questo video. Gioco certamente interessante, di un genere non particolarmente sfruttato. Titolo di esordio per la casa lettone Odyssey Studios, uscirà in versione completa. E ancora il 5 aprile uscirà Necro City, nel quale costruiremo il nostro dungeon per difenderci dagli assalti delle forze del bene, in un mix di tower defense e base building. Il gioco è sviluppato da Game Parik, che ha precedentemente prodotto Project Wunderwaffe, 62% di recensioni positive su 274. Il gioco sarà rilasciato in Early Access. Sempre il 5 aprile uscirà Terrascape, un city builder basato su carte che potrebbe ricordare Turf Romantic, con il quale tra l'altro condivide la mappa esagonale. Primo titolo della casa tedesca Bitfall Studios, uscirà in Early Access. Spostiamoci al 7 aprile quando uscirà Oxygen, un survival city builder ambientato in un mondo post-apocalittico dove in seguito all'esplosione di molti vulcani
l'ossigeno è diventato una risorsa rara. Dovremo costruire un insediamento attorno al generatore di ossigeno, raccogliere e gestire le risorse e organizzare il lavoro. Questo gioco ricorda Frostpunk e simili city builder post-apocalittici. Gli sviluppatori sono i tedeschi di Turquoise Revival Games, che già conosciamo per Smart Factory Tycoon, 65% di recensioni positive su 93. L'interfaccia del gioco è in italiano, mentre le voci sono in inglese. Potete provare una demo che include i tutorial e la prima parte di una partita. Ancora il 7 aprile uscirà Undeadly, un tattico a turni dove dovremo guidare un gruppo di sopravvissuti ad una apocalisse zombie, contrastando gli attacchi e accumulando preziose risorse. Anche in questo caso si tratta del primo gioco di Irreflex Studios, compagnia neozelandese dello sviluppatore Ryan LeQuence. Il gioco verrà rilasciato in Early Access ed è disponibile una demo. Il 12 aprile uscirà Flooded, un gioco nel quale dovremo gestire la raccolta e produzione di risorse e tecnologie su un'isola che rapidamente verrà sommersa dall'innalzamento delle acque. Una corsa contro il tempo che metterà a dura prova la nostra capacità di organizzare uno spazio sempre più ridotto dove piazzare le nostre industrie. Mappa a scacchiera e stile retro rendono particolare questo titolo di debutto di Artificial Disasters, per il quale è disponibile una demo. E sempre per il 12 aprile è prevista l'uscita di Pets Hotel, un working simulator misto manageriale dove dovremo curare alcuni animali da compagnia dopo aver costruito il nostro negozio. Il gioco è sviluppato da Games Incubator, già nota per tanti altri working simulator, tra cui il più simile a questo titolo, Animal Shelter, ha ricevuto l'85% di recensioni positive su quasi 2000. Testi in italiano, parlato in inglese. Per il 18 aprile è prevista l'uscita di Exogate, un gioco strategico che mischia un'ambientazione simile a Stargate con il gameplay di Evil Genius. In Exogate, infatti, costruiamo una base attorno ad un portale che ci permette di viaggiare nell'universo e organizziamo squadre di esplorazione per effettuare ricerche su questi pianeti alieni. Questo naturalmente metterà in pericolo la nostra base una volta entrati in contatto con forme di vita ostili. Si tratta del primo gioco per PC di Xenobits, casa francese che finora si è occupata di giochi mobile. Il gioco verrà rilasciato in Early Access. Certamente tra i giochi più interessanti del mese, porterò la demo sul canale nei prossimi giorni. Il 20 aprile è prevista l'uscita di Dead and Ending, un gioco d'azione in tempo reale dove ci troveremo ad affrontare la solita apocalisse zombie mentre cerchiamo di raccogliere risorse per costruire la nostra base. Secondo titolo di Tilario, dove però il primo titolo, Peggo, non ha nulla di correlato con gli zombie, ha raccolto il 70% di recensioni positive su 72 totali. Una demo disponibile per provare se questo gioco ha il tipo di zombie che fa per te. Per il 24 aprile è prevista l'uscita di Pure Logic, primo titolo di Sigmund Freud, nel quale andremo a risolvere dei puzzle composti di porte logiche. Un gioco con un intento educativo che ricorda una versione semplificata di Turing Complete. Disponibile una demo per vedere se è il tipo di sfida che può piacerti. Il 25 aprile uscirà Root of Pacha, un gioco multiplayer nel quale partecipiamo ad una tribù primitiva coltivando e facendo altre attività prevalentemente pacifiche e in armonia con la natura. Si tratta del primo gioco di Soda Den. Sempre il 25 aprile uscirà Together in Battle, un RPG tattico a turni
che promette una interazione molto complessa tra i personaggi del gruppo, ognuno con la propria personalità simulata. Sviluppato da Sinister Design, gli stessi autori del titolo simile Telepath Tactics Liberated, che ha 73 recensioni su Steam, di cui il 93% positive. Ogni mese c'è almeno un gioco sul quale ho molti dubbi riguardanti l'uscita annunciata. Quello di questo mese è previsto per il 28 aprile e si chiama Dungeons and Kingdoms. Si tratta di un ennesimo survival city builder medievale fantasy, nel quale però potremo impersonare qualunque personaggio, costruire villaggi e fortezze e fare missioni. Il gioco è sviluppato da Uncle Grouch Gaming e sarebbe il titolo di esordio di questa casa, che però avrebbe già due giochi attualmente in lavorazione su Steam. Il gioco dovrebbe essere rilasciato in Early Access. Staremo a vedere. Il 28 aprile si terrà la 53esima edizione del Ludum Dare, il weekend nel quale ci si sfida a creare un videogioco da zero. Anche in questo caso penso di partecipare e, come al solito, pubblicherò alcuni video di aggiornamento sullo sviluppo del mio gioco e almeno un video nel quale proverò i giochi degli altri. Se partecipi anche tu al Ludum Dare, fammelo sapere nei commenti. Sempre il 28 aprile è prevista l'uscita di Welcome to Goodland, uno strategico nel quale ci ritroviamo a riciclare denaro per un'organizzazione criminale. Il gioco è basato su una storia parecchio strutturata e una meccanica manageriale finanziaria. Avevo provato la demo, non più disponibile, durante l'ultima Next Fest, ma non mi aveva particolarmente convinto, dato che tutto il gameplay, al di fuori della storia, si riduce nel portare avanti e indietro dei soldi tra vari negozi. Sviluppato da Big City Lab, è il primo titolo serio per Steam di questa casa, che in precedenza ha sviluppato giochi più casual non presenti su Steam. Per concludere, diamo un'occhiata ai giochi che non sono usciti lo scorso mese. Questi sono Orbitect e Seawolf Tactics, che sono stati rimandati a data da destinarsi, e Casino Resort Tower, che è stato rimandato al 21 aprile. Per i giochi rilasciati il mese scorso ho deciso di fare una classifica con le valutazioni che stanno ricevendo su Steam. Ho tre giochi fuori quota, ovvero che non hanno ricevuto neanche 100 recensioni, e sono Infested Fortress, Monster Energy Supercross The Official Video Game 6 e Here to Stay. La classifica non può che aprirsi con il peggior lancio del mese scorso, che è quello di Kerbal Space Program 2, che ha attualmente solo il 51% di recensioni positive. Ho fatto un video con le mie opinioni su quello che è un AAA Early Access. In ottava posizione abbiamo Master Plan Tycoon con il 73% di recensioni positive. In settima Hotel Renovator con il 75%. Quindi Stickman Trenches con il 76%. Chef Live Simulator, che mi ha sorpreso sia per essere stato rilasciato in tempo sia per il numero di recensioni positive, ovvero 84%. One Military Camp 85% e si trova in quarta posizione. Saliamo sul podio con King of the Castle 93% positive. Quindi Contraband Police, un gioco che è stato rimandato più volte, ma è stato accolto con un buon 94% di recensioni positive. E al primo posto, quello che assolutamente è stato il miglior lancio del mese scorso, ovvero quello di Big Ambition, gioco che in realtà era già disponibile in alfa e che ora è uscito in Early Access su Steam ed è effettivamente un gioco che prima o poi porterò sul canale. E veramente in conclusione voglio anche annunciare di aver aperto un gruppo su Steam e anche una pagina curator dove trovate tutte le mie recensioni ai giochi che sto giocando e anche ai giochi che non ho ancora portato sul canale. I link per sia per il gruppo che per la pagina curator li trovate in descrizione o in home page da qualche parte in alto, a seconda di se state guardando da PC o da cellulare. Bene, è davvero tutto e alla prossima!